Lei ha parlato di tutta un'economia che girava attorno a questa vendita di droga, ma storicamente a San Giovanni Galerno è così, le famiglie, le donne vendono droga anche in casa. Certo, ma io più di droga parlerei anche di altri reati. La droga, diciamo che era stata finanziata da altre attività illecite, quali appunto le estorsioni, i furti, le rapine, il recupero crediti, serie di attività che consentivano di arricchire il gruppo mafioso che operava in questa zona e quindi reinvestire i capitali ottenuti anche nell'acquisto di sostanze stupefacenti.